Hi, bentornati sul canale della cultura del karate di Maurizio Di Stefano. Allora, intanto spero che stiate tutti passando nel modo più sereno possibile questi giorni difficili di quarantena. Ormai ci stiamo un po' facendo il callo. E questo video è un po' diverso dal solito quanto a contenuti, dal momento che, come avete visto nel titolo, oggi parlo di un campo che non mi compete. Metto subito le mani avanti, nel senso che mi ha chiesto un amico, un utente, di parlare un po' della storia del Jujutsu giapponese. In realtà non è un mio campo specifico di studi, al contrario della storia del karate, ma è anche vero che accademicamente, bene o male, questa laurea in studi orientali ce l'ho con un indirizzo specifico che era lo storico letterario. Quindi mi intendo un pochino di storia giapponese e di conseguenza di storia del Bujutsu. È per questo che ho diversi libri, anzi vi propongo subito alcuni testi. Uno purtroppo ce l'ho di là in camera sul comodino, non l'ho preso, ma è quel famoso libro dal titolo I segreti dei samurai, che nonostante il titolo molto altisonante, rimane nella parte storica, specialmente forse un po' meno in quella tecnica, un buon testo di partenza per avere un'idea della storia del Bujutsu. In maniera similare, lo cito spesso, sto parlando di libri facilmente reperibili in italiano, c'è il famoso Tommaso Betti Berutto che, sempre in queste edizioni un po' più recenti, presenta quella qualche cenno, diciamo, interessante relativo alla storia delle pratiche presentate. In realtà sono proprio cenni, molti dei quali spesso sfociano quasi un po' nel leggendario. Però, ad esempio, per dire, ci sono delle cose interessanti relativamente alle scuole, così, nello sviluppo storico. Nel karate, ad esempio, cita l'Uechi Ryu, una cosa rara su un libro così datato. Ovviamente, se parliamo di Jujutsu, parliamo di Bujutsu, quindi se vogliamo farci un'idea, lo sapete, c'è il testo che qui ho in edizione inglese con un testo giapponese a fronte, comunque è un testo originariamente scritto in inglese, il testo di Nitobe Inazō Bushido. Okay? Questa è l'edizione bilingue, è la versione venduta in Giappone, con appunto il testo sia in inglese che in giapponese. Questo è fondamentale per capire, secondo me, alcune delle pratiche rituali che svolgiamo. Un pochino più preciso dal punto di vista storico è il testo di Roberto Granati, Storia dei samurai e del Bujutsu. È un testo già dal piglio più accademico ed è molto più interessante perché va a collocare in maniera storica, come dicevamo, più precisa di quanto faccia il libro I segreti dei samurai, che ripeto, buono come introduzione, tutta l'epopea dello sviluppo della classe samuraica, fin dalle letteralmente origini, arrivando poi a epoche più recenti, ed è comprensivo di una parte molto interessante proprio sullo sviluppo delle arti marziali, specialmente nell'ultimo capitolo. Ecco qua, c'è questo capitolo da pagina 223, il samurai combattente perfetto. Questo è un testo che a me piace molto, onestamente. Granati è laureato a Ca' Foscari, insomma, un mio collega da un certo punto di vista, anche se ha fatto sicuramente più di me in termini di libri. Veramente questo testo ve lo consiglio. Non mi ricordo in che anno sia uscito. L'edizione che ho io qua tra le mani è del 2008, quindi non è neanche tanto vecchio. Parlando del testo di Nitobe Inazō, non so se lo sapete, c'è anche una versione graphic novel, piccolina, manga. Una versione a fumetti molto simpatica, edita in Italia da Edizioni L'età dell'Acquario. È un'edizione, anche questa non credo che sia tanto vecchia, eh? Del 2017, abbastanza nuova, una graphic novel adattata da Shawn Michael Wilson e illustrata da Akiko Shimojima, quindi in stile manga. È interessante perché riporta la parte di fumetto a mo' di storia, ma qui là ci sono gli inserti
testuali ripresi dal testo originale. Per finire, un libro che mi è piaciuto molto, che anche come introduzione al Bujutsu è interessante, è da Kazumi Tabata, Tattiche Segrete, edito dalla Ubaldini. È una raccolta di pezzi di testo molto belli perché è una bella cerbita, insomma, ha fatto l'autore, di testi presi da autori importanti, per cui troviamolo Hagakure come i Cinque Anelli, ma molto molto altro ancora. Insomma, sono 170 e passa pagine di informazioni molto interessanti, sia concettuali che tecniche. Detto questo, veniamo a parlare del tema di oggi. Il video un pochino lungo, magari verrà, io riassumerò molto. Intanto la parola corretta non è jujitsu o jiu-jitsu, ma è jujutsu. Ju viene dall'aggettivo yawarakai, vuol dire morbido. È lo stesso ju che troviamo in judo, ovviamente. Sapete, il passaggio fu da jutsu tecnica a do, via, con l'insedirsi del Gendai Budo. Mentre jutsu, appunto, vuol dire tecnica. Ora, se noi prendiamo un qualunque libro, io degli anni Ottanta, no? Edito anche qui in Italia o in altre lingue, tranne il giapponese ovviamente, spesso c'è scritto Jiu-Jitsu. È una storpiatura dovuta probabilmente alla acquisizione del termine da parte di un pubblico anglofono, siccome la U non è così forte, non è Jiu-Jitsu, ma Jiu-Jitsu. È facile storpiare, sono Jutsu in Jitsu. E quindi poi in Occidente si è diffuso questo termine. Spesso a me è capitato su Facebook di farlo notare, molti maestri mi dicono: vabbè, ma ormai siamo abituati a dirlo così. Ok, va benissimo, la conoscete ormai, la mia opinione. Un codice funziona fin tanto che è comprensibile all'interno del gruppo, ma una mia amica giapponese, proprio oggi, mentre presentavo l'idea del video, mi ha scritto su Facebook in giapponese. Che appunto una persona che studia giapponese continuava a dire di fare jujutsu e lei non capiva perché un giapponese il suono jujutsu o jujitsu evoca altre immagini, altri kanji in testa, altre parole. Quindi va bene dire ok, siamo abituati a chiamarlo jujitsu, lo chiameremo jujitsu, ma se poi parli a un maestro giapponese o peggio ad un giapponese che non pratica ma che comunque conosce quella parola, se dici jujitsu non ti capisce. Jujutsu, jujutsu. Questa è la parola giusta. Poi, come dico sempre, se volete continuare a chiamarla jujitsu va bene, ma fatelo nella consapevolezza che la parola è sbagliata in giapponese. In giapponese. Poi sappiamo che ci sono delle scuole come il Brazilian Jiu-Jitsu che hanno scelto una forma scritta che è Jiu-Jitsu e va benissimo, ma in giapponese non ha alcun senso. Ok, quindi dobbiamo accettarlo come un nome nuovo. Vediamo un attimino a parlare intanto delle origini del Jujutsu. Diceva qualcuno su Facebook, perché non scegli un tema più facile come il sesso degli angeli? È vero, cioè parlare delle origini del Jujutsu è molto complicato perché intanto le tracce storico-letterarie che noi troviamo relative alle tecniche di lotta in Giappone risalgono ai primi testi appunto mitologici, ovvero il Kojiki e il Nihon Shoki, che sono dei testi comunque compilati nell'VIII secolo. Parliamo del 712 e 720 più o meno rispettivamente, entrambi scritti per valorizzare la neonata dinastia imperiale e per collocarla in un ambito religioso e spirituale, facendo discendere la linea imperiale dagli dei. Furono scritti con l'aiuto di Ono Yasumaru, insomma ci fu tutto un lavoro dietro, ed è in questi testi che appaiono i primi agoni, dei, chiamiamoli Chikarakurabe, dei confronti di forza tra personaggi mitologici che vengono descritti nell'atto di eseguire delle tecniche. Siamo nell'VIII secolo, cioè siamo nel momento in cui la casta militare comincia a prendere forme di importanza in maniera specifica, dal momento che siamo in piena epoca Nara, che va anno più anno meno a seconda degli storici dal 710 al 794 d.C. Subito dopo quest'epoca inizieranno poi altre epoche che vedranno dapprima l'emergere dell'aristocrazia di corte,
dal punto di vista culturale, ma poi l'emergere invece della nuova aristocrazia militare che avrà avuto un tot di secoli, per così dire, per venire a imporsi e a imporre le proprie regole, i propri sistemi. La storia giapponese è una storia abbastanza semplice, è divisa in periodi molto ben scanditi. Per quanto riguarda la struttura storica del Jujutsu, che oggi conosciamo come tecnica di lotta, diciamo, mano libera, mettiamola così, dobbiamo tenere presente che esso si forma in un arco non meglio specificato di tempo e che, come dicevo, le testimonianze storiche antiche sono scarne perché mancava una lingua scritta precisa. La lingua scritta utilizzata proprio dai romanzi si è formata in periodo Heian, mentre questi testi, Kojiki e Nihonshoki o Nihongi dell'VIII secolo sono scritti, come dichiarato dall'autore, in un ibrido di lingua cinese e altri segni, si andava formando la scrittura giapponese. E questo termine, appunto, Jujutsu, è presente già all'interno del corpus, per così dire, delle pratiche o di alcune scuole già che erano state fondate durante la lunga epopea dello sviluppo del samurai. Teniamo presente che il Jujutsu non nasce, cioè, come arte marziale a mani nude, ma come parte di un corpus, ecco, più articolato. Sarebbe stato poi quel periodo molto confuso di lotte che va dal 1467 al 1600, 1603 a seconda degli studi. Io propendo del 1600, proviamo perché, questo periodo è chiamato epoca Sangoku, scusate, Sengoku, pardon, cioè l'epoca degli stati in guerra. Questo periodo che si vanno a sviluppare i principali metodi di lotta che si sviluppano direttamente sul campo. Nel 1600 c'è la battaglia di Sekigahara che per me segna la fine dell'epoca Sengoku, per me e ovviamente per storici importanti. Alcuni altri storici spostano di 3 anni la fine dell'epoca Sengoku mettendo questa parentesi di intermezzo tra la fine dell'epoca Sengoku e il processo di unificazione che porterà poi Tokugawa effettivamente al potere. Nel 1600-1603 inizia l'epoca Edo o Tokugawa, che dura fino al 1868 e che vede una grossa riforma militare e una trasformazione del ruolo del samurai. Tutto ciò influirà sullo sviluppo del Jujutsu. È del resto proprio in questo periodo Tokugawa che vengono a essere anche formulati i principi del Bushido, ma Bushido è una parola che appare dopo, mettiamola così, come formulazione scritta con questo testo che è moderno. Anche lo Hagakure è un testo, chiamiamolo così, postumo all'epopea samuraica, ma di fatto le tecniche militari trovano un grande sviluppo nei 2 secoli e mezzo di pace imposta dai Tokugawa, i quali demilitarizzano il samurai, vietando le guerre fondamentalmente e a un certo punto anche il porto delle armi. In questa fase nascono i primi dojo, perché molti samurai, ormai ridotti appunto a essere non più soldati di fatto, cercano di reinventarsi. E allora abbiamo le epopee di scontri, combattimenti, tu mi hai toccato la spada, tu non hai ceduto il passo. E abbiamo quelli che invece per lavorare accettavano di scendere di grado sociale, mettiamola così, e di vendere un prodotto, ovvero vendere le loro scuole. Aprivano i dojo e aprivano i primi insegnamenti, diciamo al pubblico, relativamente a quanto fosse possibile. In più è un periodo anche di gare, di contest, di combattimenti regolati con dei sistemi tali da permettere di non uccidere l'avversario, questo per non contravvenire alle regole di Tokugawa che vietavano gli scontri a morte, in teoria poi in pratica si ammazzavano uguale. Però c'erano molti scontri fra samurai. Questo fu d'aiuto all'ulteriore sviluppo di un combattimento a corpo a corpo che non risultasse necessariamente letale. E d'altra parte sappiamo che l'aristocrazia amava vedere i combattimenti, a volte con la spada, a volte senza, e si cercava di farli finire, di qui anche l'uso dell'esempio dei Bokken, con un colpo solo accennato, un po' come il karate moderno sportivo, in modo da evitare danni. Poi sì, si danneggiavano uguale, ma insomma. Sempre in questo periodo si sviluppano delle scuole, dicevamo, che cominciano a vedere appunto anche il pubblico. Cosa significa? Si sviluppa un metodo chiamato Suhada Jutsu, che significa combattere, diciamo a pelle letteralmente. In realtà indica poi il combattere con gli abiti di tutti i giorni e non cioè con, come si dice in italiano, insomma, l'armatura, l'elmo, la divisa sotto da guerriero da portare in battaglia.
ovvero si cominciò a vedere un'applicazione anche di difesa personale delle tecniche sviluppate dai samurai. Quindi, se è vero che già nell'VIII secolo si parlava di combattimento armato, sul quale non abbiamo delle tracce precise, è una fase successiva che nascono però le scuole. Abbiamo delle date su alcune scuole più o meno precise. Vado un attimo a leggere, perdonatemi, mi aiuto, ho il computer acceso qui sotto. Allora, la Daito Ryu Aikijū Jutsu viene fatta risalire a un'epoca un po' vaga, compresa tra il 780 e il 1200, mentre la Shinden Fudo Ryu nasce intorno al 1130. Una data più sicura l'abbiamo per la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, intorno al 1447, poi la prima scuola pare registrata effettivamente, a me risulta essere, potrei sbagliarmi, la Takenouchi Ryu, fondata nel 1532. A me risulta la prima ufficialmente riconosciuta, fondata da Takenouchi Hisamori, e questo stile già prevedeva una serie, un curriculum molto ampio di tecniche, che andavano dalla lotta appunto con le armi alla lotta disarmata con tecniche di Tehodoki, ovvero liberazione da presa, Shimewaza, strangolamenti, Kansetsuwaza, Nagewaza, Ukemi, un po' tutto quello che troviamo nel Jujutsu anche attuale. Ma anche tecniche di Kappo, quello che erroneamente per un altro sbaglio linguistico è arrivato a noi come Kuatsu, in realtà si chiama Kappo. Devo averlo spiegato già in qualche video di questo errore. Comunque, i Kappo sono dei metodi, diciamo semplificando, di rianimazione, quindi non Kuatsu ma Kappo, più altri metodi, ad esempio lo Hojo Jutsu. Vi ricordo che c'è un bellissimo libro in italiano che anche ho di là sullo Hojo Jutsu, ve lo consiglio, anche un bel apparato storico che interessa sicuramente anche quello che stiamo facendo. Lo Hojo Jutsu è la tecnica di legare con le corde, quindi anche altri nomi che riguardano la parola nawa, corda. Nel XVII secolo, con l'arrivo del periodo Edo, come dicevamo, queste scuole cominciano a prendere una forma più precisa e a configurarsi un po' come le scuole le intendiamo oggi, con delle gerarchie, delle trasmissioni specifiche scritte, eccetera. Ora, in questi anni, nel 1621 per l'esattezza, che si fa risalire l'arrivo in Giappone di un monaco cinese, un certo Qin Gengpin. Non conosco la pronuncia del nome in cinese, onestamente non l'ho mai cercata, non la so, io l'ho imparato così. Si dice che fosse un monaco fuggito dalla Cina, aveva riparato in Giappone per evitare, evidentemente, dei problemi, il governo manciù che si stava instaurando in Cina, arrivò in Giappone e pare che si mettesse ad insegnare dottrina e arti marziali. Sappiamo che in Asia, come nell'Europa medievale, il ruolo dei templi era importante nello sviluppo delle arti marziali, presso il tempio Kokushin Tokyo. E qui la tradizione vuole che egli avesse tre allievi. Vado a leggere nuovi nomi perché sono un po' lunghi e complicati, non voglio sbagliare. Fukuno Shiroemon, Yoshin Miura e Isogai, tre Ronin, dice la tradizione, ognuno dei quali poi avrebbe preso delle direzioni diverse creando delle proprie scuole. Questa tradizione è più o meno accettata, quello che è importante è stabilire quanto ci sia di cinese nel Jujutsu. Alcuni in passato facevano risalire appunto a questo Chingen Pin l'origine del Jujutsu, in realtà abbiamo visto che già esisteva prima, già nell'VIII secolo si parlava di lotta in Giappone, quindi non è accettabile, ma è anche vero che l'influsso asiatico in tutta l'area giapponese era importante, quindi non possiamo escludere che tecniche di lotta venissero dalla Cina. Possiamo semmai dire che la storia di Chingen Pin, se la prendiamo per buona, sottolinea come la Cina abbia dato un contributo, senz'altro, allo sviluppo anche di arti di lotta che potevano essere però considerate ormai autoctone. In un certo senso è il problema che si è avuto con il karate, anche se lì la cosa è maggiore, nel momento in cui pensiamo all'arrivo dei cinesi a Okinawa e poi la nascita da qualche pizzo, c'era cioè una tecnica di lotta autonoma, chissà da dove cavolo arrivava, e si fondono le cose. In Giappone però questo arrivo di un cinese avviene 3 secoli dopo Okinawa, quindi c'erano già dei metodi molto raffinati, i samurai erano già samurai, so se è chiaro quello che intendo dire. Quindi non farei risalire il Jujutsu a Chingen Pin, semmai avrà aggiunto qualche cosa, avrà
dato delle pratiche in più. Fatto sta che durante tutto il periodo Edo, questo influsso cinese avrebbe avuto però modo di manifestarsi in qualcos'altro, al di là delle arti marziali, però è collegato, ovvero arriva in Giappone il neoconfucianesimo, viene accettato il neoconfucianesimo dal governo Tokugawa e il neoconfucianesimo è una delle ragioni apparenti, esteriori, parliamo sempre di omote e ura, per le quali Tokugawa vietano l'uso delle armi. La realtà è che serviva anche a controllare tutti quei samurai dissidenti che c'erano, se non che l'arrivo delle idee neoconfuciane che già avevano iniziato a penetrare in Giappone ai tempi dei tentativi di Toyotomi Hideyoshi, quindi prima di Tokugawa Ieyasu, di invadere la Corea, siamo nel periodo tra il 1592 e il 1598, quindi alla fine del Sengoku Jidai, questa nuova ideologia risulta funzionale appunto a far abbandonare le armi, dicevamo, ai samurai, specie a quelli contrari a Tokugawa. I samurai a un certo punto, semplificando, non dovevano combattere. E quindi ecco i dojo, gli arburi, gli scontri, abbiamo detto, tutti i racconti, per così dire, che oggi chiameremmo di cappa e spada, come occidentali, ovvero gli scontri fra i samurai, avvengono tutti un po' in questa fase storica particolare. E fu grazie alla nuova gestione delle arti militari che il Jujutsu cominciò a prendere un po' l'aspetto che conosciamo oggi. Una nomenclatura anche più unitaria, c'erano tanti nomi, ad esempio c'erano tra i nomi utilizzati il Kobusoku Koshi no Mawari, un termine complicato che possiamo un po' andare a rendere con l'arte, anche se non è la traduzione, di fare dei lavori anche di presa con uno spada corta. Poi c'erano proprio parole come Kumiuchi, afferrare, prendersi, Taijutsu, morbidezza, tecnica di morbidezza, scusate, tecnica di uso del corpo, volevo dire. Poi abbiamo appunto Yawara, morbidezza, che può essere reso con due kanji diversi, ju di judo con wa di armonia. E poi abbiamo appunto Wajutsu, che si può leggere appunto anche Yawara Jutsu, cioè abbiamo due parole con kanji diversi, stessa lettura in questo caso, e quindi usabili in maniera interscambiabile. Poi c'è Torii-te, mani che afferrano, che troviamo anche nel karate di Okinawa letto Torii-di. Quindi va proprio ad indicare leve, chiavi articolari, eccetera. Esiste anche la parola judo, già prima che lo usasse Kano, appare nel 1724 utilizzata in riferimento a queste tecniche, non è che la parola don non si utilizzasse. Poi nel 1868, con la nuova era Meiji e con la modernizzazione del Giappone, avviene una grande trasformazione, la casta samuraica viene abolita, i samurai devono tagliarsi quel ciuffo particolare che portavano, adottare un taglio di capelli, un abbigliamento occidentali. È una fase molto complicata che porta alcuni samurai anche a ribellarsi. È la fase del Bakufu, la fine del governo della tenda, il governo militare che aveva tenuto il potere per secoli in Giappone al posto dell'imperatore. È un'altra fase di grande epicità, abbiamo anche qui la storia di, ad esempio, Saigo Takamori, che tenta di fare un colpo di Stato fondamentalmente, finisce poi ucciso, era un innovatore. Fatto sta che la fazione imperiale vince sulla fazione del Bakufu. Le Goryeo, le scuole cosiddette antiche, sono quelle che si fanno risalire a prima del 1868. In realtà molte Goryeo nascono un po' in questi anni di passaggio. Al punto che, volendo stilare un elenco, ho trovato sulle fonti in lingua un elenco di più di 200 scuole catalogate come Koryu, insomma una cosa un po' tragica. Sono gli anni in cui poi emergono dei maestri, alcune Koryu, come Kano o Ueshiba, i quali vanno a modificare ciò che avevano imparato e nascono le Gendai Budo, le arti marziali moderne, Judo, l'Aikido. E poi arriverà il karate do da Okinawa e via dicendo. Oggi poi si vanno un po' a riscoprire le Koryu, ma ovviamente in una forma, per così dire, che dobbiamo immaginare fosse diversa, anche perché la trasmissione tecnica nelle Koryu era piuttosto complessa, avveniva con un sistema di mokuroku, di rotoli, letteralmente catalogo, registrazione per capitoli, moku, capitolo, loku, registrazione, che avevano vari livelli di densho. Densho significa testo che trasmette qualcosa. E si poteva arrivare poi a Dai Mokuroku, ovvero i rotoli superiori, fino poi agli, chiamiamoli, insegnamenti segreti delle scuole, che
che venivano appunto dati ai successori e via dicendo. Insomma, c'era tutta una trasmissione segreta, per fortuna scritta. Io ho avuto modo di tradurre in passato alcuni di questi rotoli anche di scuole particolari, molto difficili da tradurre, tra l'altro, ho faticato non poco, e veramente sono cose molto affascinanti. Tra l'altro abbiamo nominato Kano e Ueshiba, i quali venivano dalle loro scuole, ma vale la pena ricordare che entrambi furono anche allievi di una scuola, la Tenjin Shinyoryu, fondata da, leggo perché il nome è lungo, Isomatemon Ryu Kansai Minamoto Nomasatari tra il 1830 e il 1840. Anche loro ne furono allievi. È una cosa interessante perché vediamo come poi c'erano anche dei passaggi, diciamo, di conoscenze fra scuole che poi portarono alla nascita delle attuali Gendai Budo. Ed è sempre poi un po' in questi anni che si vanno a riscoprire, quindi negli anni della fine del periodo Edo, alcune tecniche, le cosiddette anche Kakushibuki, le armi nascoste, armi a volte celate in alto, pensiamo ai Tessen, i ventagli da guerra. La polizia giapponese, l'esercito, riprese a utilizzare le corde, appunto, Hojojutsu, Nawajutsu, con dei metodi a volte più complicati, a volte più semplificati. Ripeto, c'è quel libro bellissimo sullo Hojojutsu, veramente eccezionale, lo trovate anche sulla mia pagina Lettore Marziale, recensito. Spiega molto bene i vari metodi veloci, più complessi per legare e via dicendo. E questi metodi non letali rimasero poi in uso appunto anche nel XX secolo, dal XX secolo in poi, nelle Gendai Budo, cosa che ha permesso, insomma, una trasmissione molto interessante. La riscoperta delle Koryu è, insomma, una faccenda abbastanza recente, molto in Occidente, c'è una grande riscoperta dei Koryu giapponesi grazie a maggiori conoscenze, maggiore diffusione, eccetera. Ma come dicevo, se andiamo a vedere un elenco in lingua delle Koryu, la lista è pazzesca, non mi metto neanche a leggerla, la faccio scorrere davanti ai miei occhi, ho un documento qui davanti, ma insomma sono pagine e pagine con liste di nomi che se poi andiamo a cercarli in rete, specialmente in lingua, si trovano informazioni, c'è parecchio materiale, ma parlare della storia di ognuno sarebbe pura follia. Quello che dobbiamo poi capire è come queste scuole nel XX secolo diventano i Gendai Budo, che vanno dall'Aikido al Judo, al moderno approccio sportivo, fino ai Jiu-Jitsu occidentali. Qui in Italia abbiamo avuto il metodo Bianchi, che piaccia o meno, insomma, però ha avuto il metodo di diffondere in Italia la lotta giapponese. E poi arriviamo alle cose più recenti, dal Brazilian Jiu-Jitsu fino alle attuali ibridazioni sportive molto valide, molto buone, delle MMA e via dicendo. Anche la lista delle Gendai Budo in realtà è lunga. Adesso non mi metto a leggerle anche queste tutte, ma insomma ne vedo almeno un centinaio codificate. Sono liste interessanti. Un'ultima nota storica, perché è mezz'ora che parlo. Il sistema di gradi delle Koryu non seguiva il sistema Dan-kyu che è stato introdotto da Kano e accettato dal Dai Nippon Butoku Kai, quell'associazione con sede a Kyoto che nacque nel 1895, poi fu chiusa, fu riaperta dopo la guerra, oggi accoglie alcune arti marziali e, diciamo, lavora in modo diverso. A quel tempo il Dai Nippon Butoku Kai ebbe un po' il lavoro difficile di riordinare tutte le cose. Il sistema, abbiamo detto, avveniva tramite la trasmissione del Densho con il Mokuroku, abbiamo detto, la trasmissione scritta di rotoli. Ed era un sistema molto esoterico, tant'è che questi rotoli che vi ho detto, alcuni li ho maneggiati, contengono non tanto nomi di tecniche, ma frasi evocative, spesso collegate ad animali, alla natura, che non potevi comprendere se non eri un iniziato alla scuola, ed è qui la mia fatica nel tradurli spesso, perché dovevo chiedere poi aiuto a chi me l'aveva dato, sì, ma qui che fate, qui che non fate. E lo scopo era proprio quello di mantenere celati alcuni segreti che non sempre erano segreti legati proprio alla tecnica in sé, ma a volte erano consigli, anche cose mentali, filosofiche, spirituali, che servivano poi, arrivando a livello di Menkyo Kaiden, cioè Kaiden vuol dire anche qui trasmissione. Menkyo è il termine che anche oggi si usa per la patente, cioè diciamo un certificato di permesso ad insegnare, servivano a formare appunto il successore che avesse in sé tutta la conoscenza della scuola. Questo sistema venne messo da parte con il Gendai Budo, abbiamo detto, con Jigoro Kano, che introduce il sistema dei Dan, un sistema che curiosamente nasce
da un giocatore professionista di Go, un gioco importato dalla Cina, chiamato Honinbo Dosaku, il quale nel XVII secolo, per vedere chi era il Meijin, il grande esperto, stabilisce un sistema in Dan, in livelli, da 1 a 9, il nono livello era i Meijin. Nel tempo questo sistema si è esteso ad altre arti, oggi è usato un po' per tutte le arti tradizionali giapponesi, anche la calligrafia, eccetera. Nel 1883 Kano lo introduce nominando come Shodan, primo Dan, i suoi allievi Shiro, Sago e Tomita Tsunejiro, e successivamente venne introdotto intorno al 1907 anche l'uso del Keikogi. Prima si praticava in abiti normali, quindi in kimono, chi portava il kimono, in abiti diciamo di tutti i giorni. Anche le cinture si usava quella del kimono, chiamiamolo così. La cintura colorata è arrivata dopo. Inizialmente il sistema prevedeva la bianca per gli i Mudansha, cioè coloro che non hanno il Dan, Mu vuol dire non, la nera per gli Yudansha, Yu dal verbo Aru, possedere, essere, stare. Questo sistema poi venne adottato nelle altre arti marziali, nel karate di Okinawa, successivamente in tutte le altre, e a poco si introdussero anche i Kyu colorati. Tutto questo deriva dalle decisioni di Kano di prendere questo sistema nato col Go e metterlo per regolare le arti marziali, un sistema che si è rivelato altamente funzionale al punto che è stato poi accettato, direi, in tutto il mondo ormai, abbiamo le cinture colorate, no? E attualmente il numero di Kyu è variabile nelle arti marziali giapponesi da scuola a scuola, chi 5, chi 10, e in genere sono in ordine decrescente, cioè più sei nuovo, più il tuo Kyu è alto, più sei vicino alla nera, più il Kyu scende. Ad esempio, facciamo finta, cintura marrone, primo Kyu, dopo c'è la nera. Mentre il numero di Dan è stato portato a 10, anche se alcune scuole, ad esempio nel Kendo, magari arrivano solo fino all'ottavo Dan, altre scuole arrivano al quinto Dan per vari motivi. Però in Giappone si riconosce l'esistenza di Dan fino a 10, oltre no. Se qualche maestro un po' così si dà Dan superiori, boh, fatti suoi. Normalmente il Butoku-kai riconosce i Dan fino al decimo. Ragazzi, video di nuovo lungo, perdonatemi, ovviamente non ho potuto parlare di tutta la storia del Jujutsu, ripeto, sarebbe folle farlo in un singolo video, però spero che sia stato comunque interessante avere un po' di informazioni storiche, vi ringrazio, vi invito sempre a mettere il like, ai video, a condividerli, a iscrivervi al canale così che possiamo ancora crescere, se avete altre richieste, approfondimenti, questa era una cosa un po' introduttiva. Nei limiti di quello che posso ricercare e conoscere, cercherò sempre di rispondervi. Grazie a tutti e alla prossima!